Amici di Corner Sampdoriano, buongiorno. E questo sì che è un buongiorno perché Massimo Ferrero è stato arrestato a Milano nella giornata di oggi. Intanto vi chiedo scusa per la voce, ma ieri sono andato allo stadio a vedere ovviamente Sampdoria-Lazio. Vi ricordo che oggi alle ore 18:30 saremo anche live per parlare della partita, ma in generale della situazione della Sampdoria e ovviamente anche oggi parleremo di questo arresto del presidente della Sampdoria, o meglio, residente della Sampdoria, Massimo Ferrero, un uomo che ha rovinato l'immagine della Sampdoria, la rovina da parecchi anni. È un uomo viscido che non bada a come spende le parole, non sa l'importanza di cosa significa per noi la Sampdoria, di cosa significa per i tifosi. Andare allo stadio ogni giorno, parlo da tifoso, sono un ragazzo che comunque è andato anche spesso in trasferta, quindi parecchi chilometri li ho fatti. Che dire, ho visto la Sampdoria in questi anni parecchie in difficoltà, soprattutto prima che arrivasse Ranieri, possiamo confermare con Di Francesco. Poi Massimo Ferrero ha fatto delle cose buone, Bogliasco comunque è rinato anche grazie ai soldi che ci ha messo lui. Questo suo arresto ovviamente è dovuto alla bancarotta, alla mancanza di soldi che ormai da 1 o 2 anni circa stavano girando tantissime notizie su questo. Lui ovviamente negava come al solito, come solo un uomo come lui può fare. C'è da ringraziare anche Garrone perché ce l'ha messo lui. C'era un coro degli ultras che diceva tu ce l'hai messo e tu ce lo togli. Ovviamente non ce l'ha tolto però la polizia, ed è probabilmente questa la cosa che fa ridere. Anche questo però tengo a sottolineare anche questa parte, perché comunque non si è mai visto, penso, un presidente arrestato, e questo sottolinea ulteriormente la figura di Massimo Ferrero, che è un uomo di merda, scusate il termine, è un uomo di merda. Che finalmente trova il posto dove stare, il suo habitat naturale, che è la galera. Io spero che ci rimanga anche per un bel po', per far capire cosa ha tolto ai tifosi. Ha tolto anche un bel po' di passione, perché abbiamo visto che ultimamente i tifosi non stavano andando allo stadio e soprattutto direi anche per protesta. Ok, gli ultras non ci andavano per il 100%, ma secondo me anche un minimo di protesta nei confronti di Massimo Ferrero c'era. Quindi è assolutamente un bene, soprattutto perché la Sampdoria non è coinvolta, sono coinvolte tutte le proprietà di Massimo Ferrero, quindi soprattutto Livingston, poi LM Finance stava avendo comunque anche un crollo da non sottovalutare, perciò è un bellissimo giorno per noi sampdoriani. È il 6 di dicembre del 2021, sono le ore 13 nel momento in cui sto facendo video, la notizia è uscita pochi minuti fa. Io vi rinnovo l'appuntamento alle 18:30, sempre qui su YouTube Corner Sampdoriano. Ve lo pubblicheremo anche nelle storie di Instagram. Seguiteci anche su Instagram come Corner trattino basso Sampdoriano. Ragazzi, per il momento è tutto. Noi ci vediamo alle live alle 18:30 per parlare ulteriormente di questa situazione e anche della partita di ieri, della sconfitta per 3-1 contro la Lazio. Ciao, ragazzi.